Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi andremo a raccogliere insieme l'uva spina. Questa pianta si trova sotto forma di arbusti che possono diventare anche molto alti e che possono dare frutti che sarebbero queste bacche anche fino a 20 anni. La sua prima coltivazione risale al 1700 in Inghilterra, però ben presto si diffuse in altri paesi europei, anche in Asia e in America. Si trova spontaneamente, ma volendo è anche molto facile da coltivare, perché per vivere non ha bisogno di molto sole, preferisce terreni non siccitosi, resiste al gelo e produce frutti soprattutto durante l'estate, dall'inizio a fine estate. Questo frutto è ritenuto un frutto superfood perché è a basso contenuto di calorie e ricchissimo di vitamina A, B e C, inoltre contiene sali minerali, flavonoidi, antiossidanti, calcio, ferro, potassio e fosforo e quindi ha a tutti gli effetti delle proprietà medicinali. Inoltre possiede delle virtù diuretiche e digestive, quindi purifica il nostro corpo. Questi frutti si possono consumare freschi o per fare coulis, marmellate come nel mio caso, gelatine e anche chutney. Io ne ho raccolti circa 750 grammi e quindi un'ottima quantità per farci almeno due vasetti di confettura, spero. Prima cosa sono andata, come avete visto, a sterilizzare i vasetti e a pulire tutte le bacche e a lavarle per bene sotto l'acqua corrente. Una volta sterilizzati i vasetti, invece, come state vedendo, sono andata a farli asciugare su un panno pulito. Mi raccomando, sterilizzate anche i tappi. A questo punto vi mostro tutti gli ingredienti per la nostra confettura, che sono estremamente semplici. Zucchero, succo di mezzo limone, 750 g di uva spina e un pizzico di cannella, vasetti e una pentola. Non vi preoccupate perché vi lascerò tutti gli ingredienti e le dosi nella descrizione del video. Molto semplicemente vado a versare tutti gli ingredienti in una pentola capiente e a fuoco alto all'inizio vado a cucinare il tutto, molto semplicemente. Sono andata a mescolare all'inizio un po' i frutti con lo zucchero e il succo di limone, schiacciando anche qualche frutto, qualche bacca, facilitando il processo della realizzazione della marmellata, ma se non volete farlo non preoccupatevi, anche perché con il calore i frutti si sfalderanno e in pochi minuti infatti otterrete questo risultato. Dopo circa 10 minuti, quando inizia a bollire, si formerà questa schiumetta che io di solito elimino. Qui ho abbassato adesso la fiamma e lascio cuocere lentamente. Non so dirvi esattamente quanti minuti ci vorranno, ma comunque lo capirete dalla consistenza. Un metodo per capire se la marmellata o confettura è pronta, però devo essere sincera, io non utilizzo di solito, è quella del cucchiaino o del piattino. Praticamente si mette una goccina di confettura in un piattino, si lascia tipo un secondo raffreddare e poi si inclina il piattino in modo tale da vedere come scorre la confettura. Se scorre super liquida non è pronta, se scorre più densa è pronta. Quando la confettura assume una consistenza che mi piace, vado immediatamente a versarla nei vasetti sterilizzati. Avrei potuto utilizzare un mestolo, un cucchiaio, sì, l'ho fatto, no, però comunque me la sono cavata abbastanza bene. Riempio i vasetti fino all'orlo. Le quantità che vi ho dato sono esattamente per due vasetti standard di marmellata, quindi l'ho riempita fino al bordo, ho messo i coperchi, li ho stretti proprio ermeticamente e ho subito capovolto i vasetti in modo tale da creare il sottovuoto e li lascerò così fino anche al giorno dopo, coperti con un panno pulito. Ho assaggiato circa mezzo cucchiaino che era rimasto in pentola e ragazzi è veramente buonissima. Credo che questa possa diventare una delle mie confetture preferite insieme a quella di mele cotogne.
perché ha il gusto dolce di una confettura, ma anche un po' aspro, dato appunto dall'uva spina, molto piacevole. E qui siamo al giorno dopo, stavo controllando appunto che si fosse formato il sottovuoto, è venuto perfetto. Quindi ho preparato anche due piccole etichette adesive, sono le solite che uso per le conserve, e le ho applicate sui vasetti. E questo è quanto. Io aspetterò circa 2 settimane prima di aprire un vasetto, anche se la tentazione è tanta, perché è veramente buona. Fatemi sapere se voi la conoscevate, se avete, perché no, qualche cespuglietto di uva spina nel vostro giardino, se la coltivate. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao!